Tutto sta andando a zero contro Bitcoin. Ogni valuta del mondo sta perdendo il proprio valore contro Bitcoin. Immagino che ti starei chiedendo il perché. Provo a spiegartelo in modo facile. Facciamo caso che esistono solo 10 milioni di euro, ok? E tu ne stampi altri 10. In questo momento ne hai 20 milioni, giusto? Perciò la quantità di euro che hai tu non vale più come prima, perché quella moneta è stata inflazionata. Di conseguenza avrai bisogno di più euro per acquistare gli stessi prodotti che prima ti costavano molto di meno. Ma provo a fartelo ancora più semplice. Allora, immaginati la Gioconda. La Gioconda vale molto, è rara. Ma perché è rara? Perché ce n'è solo una, è scarsa, giusto? Quindi, se ci fossero altre due, tre Gioconde fatte sempre da Da Vinci, avrebbero lo stesso valore? Beh, chiaramente la risposta è no. E la stessa cosa succede con gli euro. Quindi, se loro continuano a creare sempre nuova moneta, la tua moneta che è in tasca perde valore. Su Bitcoin avviene qualcosa di clamoroso, ossia ogni 4 anni, quando si verifica l'halving, l'offerta che viene messa in circolazione viene dimezzata. Ad esempio, adesso passeremo da 6.25 BTC a 3.125. Quindi è molto semplice da capire, perché se l'offerta viene dimezzata ogni 4 anni e la domanda aumenta ogni 4 anni, o comunque anche ogni anno, capisci che il prezzo ha una sola direzione. Per non dire anche che Bitcoin è un bene scarso ed esisteranno per sempre solo 21 milioni di BTC.